Buonasera, buonasera, bentrovati, bentornati per questa quarta puntata di Innocenti risposte. Finalmente abbiamo lui, colui che tutti temono. È lì che sta rivedendo in loop, ora vi svelo un po' di pre-live, il video di James Gunn, eh, perché sa che io potrei azzannarlo e quindi lo sta imparando a memoria per cercare di eh, insomma tenere a bada la situazione. Se la memoria non mi inganna, dovrebbe essere con noi, <ride> intanto si copre il viso. Dovrebbe essere con noi mio cugino Michele Innocenti. Basta, non sono tuo cugino. È Ma come la no? gente che mi scrive per chiedermi se siamo parenti dopo cinque anni, mi, mi avete stufato. <ride> parta alle okay. querele Oh. ma come, ma dai Ossia. ma non sei felice di essere parente uh. mio guarda quanta gente c'è che, che ci segue già io vedo Lorenzo Pari io ma vedo Enrico Bacilieri tanti no, amici Enrico Bacilieri nel cuore che dice che che, un altro, un altro posto, io ragazzi. sto con innocenti e quindi bisognerà capire da quale parte e poi vedo i miei abbonati Matteo Pelli che saluto, Giona Recensioni e Cinema un abbraccio Marco Bonura, signor Spielberg Insomma, ragazzi, ormai sapete questo format come va. Noi risponderemo alle domande del pubblico. Fatene tante, un'oretta e mezzo in nostra compagnia, ovviamente, come il banner scorrevole qua sotto vi ricorda. Se faceste poi delle super chat donando, noi vi leggeremo subito. Quindi mi raccomando. Chi dona di più potrà avere in cambio una foto nuda di Michele Innocenti. Questo ricordatevelo. Alla donazione più Vallo. alta, Michele vi manda no, mi spoglia in, hai... ah, sì, in diretta. Ah sì, per farmi chiudere sì. il canale. Perfetto. Ah, esatto. Allora, ragazzi, ci siete sotto con le domande? Che già oggi io e Michele non siamo proprio dello stesso parere mm. su, su, sull'universo di Simo. Sì, in effetti, io appoggerei la proposta già arrivata oggi su Facebook. Ma appena arrivata anche. Io ci avevo pensato a un format da fare mm. una volta sul mio canale, una volta sul tuo in cui proponiamo dei banner con degli argomenti e li discutiamo stando in silenzio, il silenzio dell'innocente. bello, bello sì, a sì, gesti sì. e a sguardi. Assolutamente sì. Io come, come, quando andammo, pensaci, eh? come quando andammo la prima volta a vederla al cinema, i te si stette zitti due ore, ti ricordi, eh? No. che in quell'occasione dovete, dovete sapere che Michele in quell'occasione comprò una ventina di biglietti per lo stesso film perché c'era quella all'entrata e glieli strappava tutti ti ricordi? eh? Fat... ti cioè. ho fatto ridere è Comunque... Questa live sta iniziando proprio veramente nel peggiore dei modi ma vabbè, però eh. io direi che Marco ci pone una domanda carina quali sono i film o saghe che secondo voi <ride> sono da recuperare assolutamente? grazie Michele Dici tutto, beh, allora partiamo dalle saghe che sono più facili e alla fine possiamo dirlo: sono poche le saghe nella storia del cinema che meritano veramente l'attenzione del pubblico a 360 gradi. Poi, ovviamente, parlo per me. però, ovviamente, il Signore degli Anelli e lo Hobbit insieme alla Saga della Terra di Mezzo di Peter Jackson per me regna sovrana. Subito dopo viene Star Wars eh, con i suoi alti e con i suoi bassi. Poi io ci metterei per gusto personale la, la quadrilogia di Matrix, quella del padrino, anche se usciamo un po' dal contesto del genere, andiamo un po' più sul cinema d'autore. Indiana Jones, per esempio, no, le saghe horror io non le considero delle vere e proprie saghe. Harry Potter, anche però eh, con vabbè. i suoi alti e i suoi bassi, perché ci sono anche. Dei bassi per quanto riguarda anche la saga principale, tipo Dobby, e tra i bassi. No, no, Dobby, stai zitto, cretino. No, mm, L'ho capito, tipo il quinto film che è pessimo per esempio. <ride> dal mio punto di vista, non sono assolutamente d'accordo con Enrico Bacilliari. l'Hobbit non si può skippare. Ma ballo, rispetto male... al Signore degli Anelli, dai, però, l'Hobbit sì, è... ma è un, è un paragone che nasce impari già dalla natura delle due opere letterarie, come ti spiegavo tempo fa in un bellissimo video comparso anche in un tuo in un, o meglio in un vocale com, a, comparso in un tuo video, L'Hobbit è una favola di quasi 400 pagine, l'altro è un, un romanzo mega etico che costruisce un vero e proprio universo organico eh, e che poi a sorte è la punta dell'iceberg di una mitologia mai conclusa, quindi già quel materiale di base eh, impedisce un confronto ragionato sono proprio due animali completamente diversi, nonostante Jackson cerchi di unificare le due trilogie un po' nel tono, un po' nella messa in scena. Però per me sono eh, tutti... Hai già validi. tirato fuori delle saghe, caspita, degne di nota. Io, lo sai, mi conosci, non posso non citare il mio amato Scream, è la mia saga preferita, quindi... lì è e... eh, come, come si fa? Scream... Lo io... io non li percepisco come saghe, no? Dicevo prima, no? Gli horror e i loro sequel... Alla fine sì, sono collegati, ci sono dei collegamenti, però io per intendo anche una storia che inizia e finisce, okay. da un certo punto di vista, no? Però direi. Però dire Scream... Star Wars non finisce mai, però le altre sì, alla fine dei conti, no? Poi non potrei. Quindi forse è quella più organica di quelle Beh. horror classiche, diciamo. Sì. Non posso non citare Spider-Man, la trilogia di Reimi, perché okay. è un'altra trilogia che ho nel okay. cuore. Perché poi Marco ci chiede anche i film, poi sono già arrivati... Infatti ci volevo film. arrivare. E lì, eh, film, eh, ragazzi. Lì si, si apre prende... uno, un abisso. Si apre un abisso, perché da una parte ci sono i film che devi consigliare magari a qualcuno che si sta, sta intraprendendo, no? I primi, I primi passi nella passione per il cinema, allora lì vai su dei film... Più universalmente conosciuti, o magari su determinati autori, invece, magari c'è, che ne so, l'appassionato che guarda tutta la Marvel e guarda tutti i film che escono oggi, ma non ha mai visto i film degli anni 60-50. Oh. E anche quello per me lo dico spesso: no? è una grossa lacuna, c'è bisogno di conoscere tanto cinema del passato anche per contestualizzare. Quello del presente quindi dipende. Insomma, potrei a uno consigliare di recuperare il brand De Palma degli anni '80, il che ne so, il Dino, Risi, il Dino Risi degli anni '60, il Fernando Di Leo dei 70, il Argento dei 70 e degli 80. La cosa e... bella è spaziare, eh? non, non, conf... sì. non, diciamo, non io... basarsi esclusivamente su una cosa, ma spaziare a 360 io, io gradi. di massima invito sempre ad avere curiosità un po' per tutto. Dal sì, sì, bello sì. al brutto, dal trash all'autore: eh, più cinema si guarda, più si riesce a contestualizzare. Soprattutto di non vivere di etichette, perché anche nel trash, anche nelle, nelle produzioni più artigianali, come per esempio il tanto cinema italiano di genere degli anni '70, c'era tanto cinema e tanta vita, è e vero. andare un po' vero. di là delle etichette che magari fanno tanto su internet. Sì, sì. io ad esempio ti direi a bomba proprio due cose diverse da un lato 2001 di Sea nello spazio che è uno dei miei film preferiti e dall'altro Sapore di mare che sono due fra i miei film preferiti ma totalmente diversi assolutamente e, caro Marco mi sembra che ti abbiamo dato dei titoli validi ma il signor eh. Spielbergo che ringraziamo sempre con la sua donazione ci chiede cosa pensate di provare a prendermi di Spielberg che è eh. un filmone Beh, che non rivedo da tanto però il signor Spielberg lo sa che con me gioca facile poi Tra l'altro, a faccia di Nerd, in queste settimane ci delizia con dei sì. Spielberg meno conosciuti, quindi mi rende felicissimo. Sono curioso di sapere quale sarà il titolo di questa settimana. Però a prendermi, io ricordo che l'ho amato fin dalla prima visione al cinema, lo vidi al cinema all'epoca. Mi ricordo un sabato, io il sabato organizzavo il gruppetto del cinema e quindi c'era Spielberg. Tra l'altro, se non sbaglio, è il film successivo a Minority Report. Sì, oddio, si sì, era detto dopo... che. 2002, 2002, ma se non i teleport, ma non ti del 2002, eh. controllo subito, ma sono abbastanza sicuro. No, prova a prendermi è del 2002, eh, mm, mm, mm. aspetta, eh. prova a prendermi sì. 2002 insieme a meno Report. teleport. Ma eh, mi sa vedi. che in Italia è uscito a gennaio 2003. Eh. Te eh. lo dico subito, guarda però lì DiCaprio e Tom Hanks per me sono eh, vabbè. Che ma all'epoca è. è uscito il 31 gennaio 2003 in Italia me lo ricordavo ah. e mentre Manoel Tireporto uscì mi ricordo che era il primo grande film dopo l'estate era il settembre 2002 eh. sai che ho questo tipo di memoria io comunque penso che Prova a prendermi sia un film che riesca a intrattenere a coinvolgere, a divertire di gusto raccontando comunque una storia che ti Ma prende dall'inizio alla fine Io, io è, è una, probabilmente è una sega mentale mia questa però io ho sempre percepito la carriera di Spielberg divisa da Salvatezzo e Dato Ryan secondo me c'è un prima Salvatezzo e Dato Ryan e c'è un dopo che secondo me a partire dal, da AI dal film successivo a Ryan, sì. Spielberg ha iniziato a lavorare, a girare molti più film e a spaziare in molti generi più diversi. Cioè, prima, quando usciva un film di Spielberg, era sempre il grande evento, almeno nei miei anni, c'era l'ultima crociata, c'era Hook, c'era Jurassic Park, c'era il mondo perduto, poi c'era anche Amistad. Però poi, invece, da lì ha iniziato a fare... Una volta la fantascienza adulta, una volta la fantascienza più, eh, più appunto d'azione, da, la volta dopo fa la commedia brillante, poi fa la commedia romantica, poi passa al film politico, poi passa al film... Secondo me c'è una carriera post-Savate su che è molto più variegata. Sì, sì. All'epoca andare a vedere una commedia brillante di Spielberg non era scontato, soprattutto no, dopo un film come Manuale Tireport. Sì. Poi di Caprio erano gli anni in cui dopo un periodo in cui si rischiava di perderlo... Era tornato in auge grazie a Scorsese con Gangs of New York e con questo quindi era anche un po' la gioia di ritrovare un DiCaprio che si stava reinventando. Yeah. Ricordiamoci che DiCaprio dopo Titanic ci ha avuto quel momento con The Beach eh, che rischiava un pochino di deragliare no? come tante star giovani che fanno mm -hmm. il botto presto e invece quelli sono i film che ce l'hanno un po' reso in una maniera meravigliosa ovviamente. È vero. E quindi io ho un gran ricordo poi la colonna sonora di Williams. Sì. Tra I titoli di testa meravigliosi, grande, grandissimo film. Lo sai, però parlando di Minority Report, io lo preferisco a prova a prendermi. Sono due filmoni. Ci sono più affezionato. Mi... Sì, Minority Report è un film che purtroppo ho recuperato in tarda età, quindi non sì? subito. Oh. però mi ha, mi ha proprio stregato. Poi vabbè. Il cast. Intanto ringrazio Danilo Dessì che si è abbonato al canale, grazie e di viva. cuore. Poi ti aspettano delle cosine su cose e poi ci sentiamo in privato, ma ci sono altre. Le super mie foto nude. Assolutamente sì, tu hai il viso di Angel tatuato sulla chiappa, ricordiamo eh, sì, sempre. Sì, 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 lo confermo, quella destra. destra. Ulissis Ciao, 1989. Mario, Mario. Ciao Mario, un saluto a te, il primo horror che vi ha scioccato. Questo è il ragazzo che ha cenato con me, Kratos a Trieste. Ah ok, quindi un grande eh. saluto, me l'ha raccontato <ride> in privato, quindi so tutto delle vostre tresche. Esatto. Il primo horror che... Eh, io Profondo, ce ho. rosso. Profondo rosso io invece il film che proprio perché sai ai tempi ero bambino non è che conoscessi internet e potessi informarmi, mm. io con The Blair Witch Project pensando che realmente mm. fosse vero, eh, no. io io, lì, io quel finale perché quando è uscito? Nel 99 4 cioè anni, sì. anni, io lo vidi a mm. 6-7 l'aveva il mio cugino me lo fece vedere e io sul finale quando si vede il tizio sì, nell'angolino miseria, nell che poi non si vede niente ma c'era una tensione Talmente forte Poi vabbè l'esorcista è, è scontato Ma The Blair Witch Project penso veramente di aver riempito una winter Allora io l'ho già detto in un'altra live Non mi ricordo quando Però io ho avuto la fortuna che i miei genitori Mi hanno sempre fatto vedere tutto mm. E soprattutto che la mia mamma Essendo appassionata di thriller Thriller anche all'americana Il primo Nightmare sempre... sono d'accordissimo eh. Io The invece Nightmare, Nightmare Freddy... l'ho visto più da grande eh. Ah io cioè, gli ho sempre... Sono quei film che passavano su Italia 1 Quindi vedevi la scena che accavi addosso, però parlando di film completi, Freddy Kruger ovviamente me lo ricordo fin dai primi anni della mia vita la mia mamma se è era appassionata di thriller, non leggeva tutti questi thriller americani da cassetta e porca mm -hmm. miseria, continuo a dirlo erano molto cupi i thriller eh, americani di quegli anni, guarda recentemente grazie a Paramount Plus magari posso consigliare questo film, ho rivisto un film che non vedevo da vent'anni perché non è mai uscito in DVD che si chiama Gli occhi del delitto con Uma Thurman e Andy Garcia, che è un thrillerino da due lire, no? però anche girato con quel mestiere che i registi dei, degli anni 80 e anni 90 avevano e che secondo me oggi si è un po' perso. Non è niente di particolare, visto da adulto ovviamente non c'è niente di particolare, però visto da piccolo ce l'aveva la sensazione dell'horror, perché comunque c'è la scena in cui ritrovano i pezzi di cadavere all'inizio della discarica sotto la pioggia, l'assassino nel corridoio parla di Uma Thurman che è cieca e di un assassino che prende in mira proprio le ragazze non vedenti no? quindi mm -hmm. c'è tutto il gioco di tu vedi l'assassino ma lei non lo vede c'erano tanti, il colore della notte con Bruce Willis in quegli anni ma anche lo stesso Basic Instinct c'erano questi thriller che erano molto forti per essere comunque film da cassetta e non necessariamente horror quindi quello è stato il primo contatto però il vero horror anche per definizione a 12 anni con una VHS comprata in allegato con l'unità è stato profondo rosso. Che non ho, eh e eh sì, che... profondo rosso. Ma lo sai che io, per quanto riguarda Nightmare, vabbè, ero spaventatissimo dalla figura <coughs> di Freddy Krueger. Ma a me terrorizzava la mm. serie televisiva Freddy's Nightmare già a partire dalla sigla quando io facevo zapping e mi capitava su Europa 7, quella sigla. Con poi tutta la storia, io la consiglio sempre Freddy's Nightmare perché dopo diventa un po' Alfred Hitchcock, presenta. Ma le prime due puntate si basano proprio sul passato di Freddy Krueger, quando sì, era lui certo, non ancora certo, certo. figurato, con tutta la sua storia in tribunale. Che poi viene condannato e liberato ingiustamente. Ragazzi, io con quella sigla lì, cioè io ho ancora i brividi a ripensarci. Sì, sì, spererei sì, 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 vero, che vero, poi vero. uscisse in DVD, ma ormai ho perso le speranze. È uscita è. da qualche parte all'estero, qualche anni fa, in inglese, ma credo non ci trovi so più neanche quella poi eh, tipo Matteo Pelli il mio abbonato dice sto guardando The Offer su Paramount Plus quindi mi viene da chiedervi c'è un film su cui vorreste vedere una serie tv che ne racconta il making of ah. si sì, la Snyder uh. Cut ah sarebbe bello però eh. quello potrebbe piacere anche a chi ha detestato la Snyder Cut lo Sono intitolerei la tragedia di un uomo mediocre no così sei troppo cattivo sì. Però una lavora... un film, una serie sulla lavorazione della Snyder Cut con eh, tutti i casini che si sono susseguiti dietro le quinte, con, con, anche, con qualche stralcio su Andrea Barone che porta avanti l'hashtag Release the Snyder Cut <ride> su Instagram. Che poi viene è... arrestato dall'FBI, sai? Alla assolutamente fine. sì, sarebbe. E a proposito di Andrea Barone. Adalux che è un po' il Gavrillo Principe ormai di YouTube, domanda per Michele: quali sono le tue opinioni a caldo sui primi annunci di James Gunn per il DCU? Io lo allora, sapevo. Vai, 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 dovevamo arrivarci no, a questo argomento? Allora, eh, non mi nascondo e dico che io sono sempre stato il primo fautore della cancellazione totale di tutto quello che viene prima di questo rilancio. quindi eh, pur capendo che ci sono delle chiavi di mh, accesso a questo tipo di personaggi, vedere la prima parte dell'annuncio in cui si dice che c'è una serie su Waller nel primo capitolo intitolato Demon's in Day del nuovo DC mi lascia un po' perplesso. È anche vero che non abbiamo ancora visto i film di quest'anno e non sappiamo se ci saranno degli eventi, soprattutto in The Flash, multiversali che possano giustificare l'arrivo della Waller in un, in un eventuale altro universo. Uh, che, che possiamo definire il nuovo eh, universo del DC Universe io in linea di massa sono molto soddisfatto al di là di questo piccolo dubbio perché eh, tolta la possibilità che in base a come andranno i film di quest'anno possano far continuare qualcuna di quelle storyline sono contento innanzitutto che abbiano creato da un punto di vista logistico produttivo l'etichetta Elseworld perché giustamente ne parlavamo anche in privato con Paolo ma cosa c'entra continuare C'entra che è roba sono delle proprietà intellettuali su cui hanno investito, se quest'anno soprattutto a 2 in cassa come il primo intorno al miliardo, giustamente dopo tanti anni di, di Mascelli, vogliono portare a termine quantomeno la trilogia e monetizzare fino all'ultimo, Però, se tu mi crei un'etichetta Elseworld e mi dici questa roba qua, guardatela, ma se non vuoi vedere solo l'universo condiviso, la puoi anche lasciar stare, già apprezzo la cioè, o meglio la. Come si chiama la um, trasparenza produttiva e di come mi vendi i, i cosi. Poi nel video, James Gunn lo dice: il vero rilancio avverrà nel 2025 con Superman Legacy. E a me, ovviamente, più che i rimasugli del vecchio DCU, che purtroppo nel bene o nel male qualcosina rimarrà, interessano i titoli nuovi e il nuovo universo organicamente, organicamente costruito. A me piace sentire un executive, un creator come James Gunn, che dice da qui in avanti. Il nostro obiettivo è che tutti i titoli appartenenti a questo universo condiviso siano coerenti su tutte le piattaforme cinema, serie TV e eventualmente anche videogiochi, anche se a me i videogiochi non, non interessano. Quindi già quello è quello che ci aspettavamo da tanti anni che potesse iniziare a funzionare e sono contento. E poi a me mi hanno annunciato un film su Authority, che è uno dei fumetti più belli della storia della DC, anche se era nella sottobranca della Wildstorm. Un film con Batman e suo figlio Damien. Che è una delle run con cui io sono cresciuto, cioè Damien è un personaggio che ho visto nascere proprio all'inizio della sua carriera fumettistica, una quindicina circa di anni fa, quindi sono molto affezionato. E il film su Swamp Thing e la serie sulle Lanterne Verdi. È tutto quello che io amo nella legacy dei fumetti della DC. Poi, ovviamente, sono anche curioso di vedere il film di Superman su, scritto da James Gunn. Così come potrei essere curioso della serie tv nel passato dell'isola Temiscira. Delle ammazze di Wonder Woman, però i primi quattro che ho citato sono i titoli che veramente mi esaltano da morire. Così come mi piace l'idea che James Gunn abbia scritto tutti gli episodi di una serie animata su un gruppo sconosciuto del passato della DC. Negli ultimi mesi, James Gunn non ha fatto altro che pubblicare foto di fumetti che stava leggendo. Cioè, addirittura, quando è arrivato ad annunciare il film su Supergirl, ha specificato addirittura qual è la run che verrà adattata, quella bellissima di recente pubblicazione di Tom King. Quindi vedere uno che veramente, al contrario dell'amico tuo, i fumetti li legge e li conosce, già mi fa stare tranquillo. Quando poi so che, e l'ha specificato, vuole dare in mano a queste storie, a diversi tipi di autori e di talenti, in base alle loro sensibilità, a me mi invita a nozze. Ecco. Eh, io purtroppo invece sono rimasto un po' più scottato, come saprà chi ha visto il mio video, perché... Io mi fido ciecamente di Gunn, quindi sarò fiero quando usciranno i film di dire che stupidaggini che dissi tempo fa. Però, cioè, si è sempre criticata la gestione Snyder del tutto e subito e abbiamo visto quanto sia stato fallimentare il precedente di CEU. Tu qua, già nel primo film che annunci, mi metti nel titolo Legacy, mi parli di eredità. Poi, magari, ripeto, è un film straordinario, ma non solo. Il primo film su Batman, Batman, Brave and the Bold, dove tu inserisci il figlio di Batman. Cioè, io ricordo che ai tempi di Batman contro Superman tutti hanno alzato i forconi perché mettete Batman quando ancora non avete sviluppato bene tutti i personaggi. Fate subito la Justice League. A me sembra che dagli errori del passato, almeno su carta. Editorialmente parlando, non abbiano imparato, ma nemmeno dalla Marvel. Perché se io devo pensare di vedere un film che già con Superman tratti l'eredità, se io devo pensare di vedere un film su Batman che già mi ci mette il figlio di Batman, ma gli X-Men mica sono iniziati da Logan. Ma nella Marvel prima abbiamo visto Iron Man. Capitan America, Thor e Hulk e compagnia. Spero che se guardi non c'è nessun titolo con scritto Justice League, almeno finora. Meno male. Poi capito. in chat mi, fa, mi dicono, è l'eredità di Krypton può darsi, però io ho visto un Gun piuttosto in confusione, anche perché ero convinto, mm. perlomeno speravo, che i film restanti, cioè Shazam 2, Aquaman 2, The Flash e Blue Beatles, fossero ormai legati al passato. Quindi, magari anche la seconda stagione di Peacemaker e poi ripulisti, reboot. Per quanto mi dispiaceva pensare ad un John Cena non più facente parte dell'universo e così via, visto che ha deluso, Black Adam è stata una batosta incredibile. Mi aspettavo che si avesse il coraggio di voltare pagina. Qua io, James Gunn, anche leggendo le dichiarazioni su internet, ho visto lì tutto fomentato, tutti i film che dovranno uscire sono fantastici e poi vabbè, lasciamo le porte aperte anche a Ezra Miller anche. a Jason Momo, vediamo eh, ma allora, cioè, la serie è vero Paolo morte. che bisogna lasciargli il beneficio del dubbio e poter anche provare a pensare che sta cercando di non far floppare quattro film su cui la sua major certo. quest'anno punta eh? perché secondo me è anche facile dire, ah, questo, questo e quest'altro e fra un anno tornare a dire purtroppo questi film sono stati tutti dei flop, questa roba la cancelliamo tutta. Bastava dicesse, ha quella, eh. bast come ha detto all'inizio, siccome ha, ha lui esplicitato in primis l'idea del multiverso, bastava dicesse, questi film fanno parte del multiverso. Non che certo. ad un certo punto mi dici, però, sai, alcuni li ricastiamo di attori, altri no. Perché Momoa per assurdo ed Ezra Miller sì e Kevin no? indipendentemente che piaccia oppure venga schifato io lo trovo un po' un cercare di arrampicarsi sugli specchi mentre invece da Gun mi sarei aspettato un coraggio che almeno spero si noti vedendo i film io ripeto, dobbiamo tenere presente che Gun non è Kevin Feige non è a capo della Warner Bros è a capo dei DC Studios che però vista anche la situazione disastrosa dopo tanti anni di mala gestione hanno qualche responsabilità in più piuttosto che essere il capo del, dello studio di maggior successo negli ultimi quasi vent'anni, 15 anni di, di cinema. Ma lui si è trovato... È forse, non è in forse Peacemaker 2, hanno già no. detto che Amanda Waller si collocherà tra la prima e la seconda stagione, quindi esatto... Tra... Non vi preoccupate, resta lì. Voi dovete mettervi un attimo nei panni di James Gunn, che ripeto, non è Kevin Feige che tira un dado, viene fuori Iron Man e ha la libertà di fare quello che pare. Lui sta ereditando una... Legacy, chiamiamola, visto che ormai è la, è la parola del giorno, molto, molto pesante e soprattutto c'ha cioè, sul groppone un universo nuovo che deve iniziare. Ma prima ne ha uno che sta andando avanti, perché di fatto nessuno ha detto che questi film sono gli ultimi di quei personaggi. Quindi, lui, da una parte, deve accontentare la necessità artistica di un universo che finora non ha funzionato, con un nuovo inizio, dall'altra c'ha cioè, una Major, che ricordiamolo, fra i francesi di Harry Potter che li sta affondando e tanti altri tonfi. Negli ultimi anni non sta navigando nell'oro. Questi gli hanno detto: Guarda, dal 2025 fai il cazzo che ti pare. Noi, quest'anno, il 2023, o questi film ci incassano qualcosa, o se no siamo nella merda. Anche col tuo franchise, che comunque sono sempre eh, prodotti etichettati di sì. Io ripeto: possiamo anche prenderlo con legittimo dubbio come un bluff Questo della serie, vediamo quanta gente va a vedere questi film, o se non ci va nessuno, fra un anno diciamo che abbiamo mandato via tutti. Intanto, io ho quattro film, Warner e eh, sto parlando, non James Gunn, che mi devono incassare qualcosa. Vieni, ci incontro. Lui l'ha detto nel video: il vero rilancio della DC avverrà l'11 luglio 2025 con Superman Legacy. Tutto quello che viene prima è un trampolino che vuol di tutto, vuol dire nulla, eh, Quindi, lo so. Lì, però... Ripeto, questa è tutta roba che non è farina del suo sacco. Lui si è trovato a ereditare, non una lavagna pulita, ha ereditato una lavagna dove tutti i bulli della classe hanno disegnato un sacco di cazzi. Eh, lo so, però, e quindi... insieme, eh, lo so, però e quindi lo so, però questa cosa rischia di andare a distruggere. Già in partenza, no, non sono d'accordo è... perché se tu mi dici di nuovo: l'ultima cosa che posso fare sono il terzo Aquaman, fra tre anni, eh, che ne so, un secondo flash con Ezra Miller che mi continua le crisi multiversali e mi giustifica gli Eldsworld e un Blue Beetle che è un nuovo personaggio e quindi me lo sistemo come mi pare. Però ho l'etichetta Elseworld e c'è eh, grossa però... così sul poster gli Elseworld che sono le cose che leggono quelli che odiano le continuità dei fumetti ma amano i fumetti diversi. Mi giustificano la coesistenza di queste cose, non è sì, come però ora che però non è più un reboot questo... E allora dobbiamo cancellare anche Batman di Leaves? No, quello... a me sì. mi sta benissimo. Se lui dice ci sono dei film come Joker fuori e fuori Batman che sì. non fanno parte dell'universo, poteva dire lo stesso di Shazam e Aquaman. Non l'ha detto, ha detto anzi, io tengo le porte aperte. Ha detto, ha detto: io tengo le allora, porte aperte. Ti ripeto, perché deve venderti dei prodotti che nascono morti in questo momento e eh, l'ho capito, ripeto, però sta facendo se... un favore alla Warner. Però dopo l'ha detto, leggiamo anche tra le righe. Lui ha detto: il vero lancio del DCU avverrà l'11 luglio 2025. Ti sta dicendo che tutto quello che c'è prima è il cuscinetto fra una cosa e l'altra, e soprattutto ti dice quelli sono i titoli che dovete seguire. Tutti gli altri sono quelli che ormai erano lì. L'ha detto, ha detto. Eh? detto Guarda, lancio da lì. Oggi è il 31 gennaio 2023. Quanto ci si gioca che entro cinque anni te vedi Aquaman nuovamente nell'universo di Gunn? In, in... Mm. Ci, ci gioco tutto. Stai a vedere e, e nuovamente mostrano una certa, eh. Ma stanno dimostrando nuovamente di voler rincorrere la Marvel perché anche lì sono arrivati. Prima molti versi, anche perché roba. lo sai benissimo che, soprattutto, in merito a Aquaman. L'altro giorno, Momo ha fatto il tweet, il video in cui era super felice. Ho parlato con loro. Sono contento. E come dicevamo anche a Faccio di Nerd è abbastanza palese che gli abbiano detto: C'aveva da fare la trilogia, te la facciamo chiudere. Non ti preoccupare. L'importante è che il film l'anno prossimo incassi. Quindi te fai la brava star, non fare Zaccari Levi. Che parla male di Pfizer su Twitter, fai tutto quello che devi fare. Se è la grande star, se è il secondo film in cassa, c'è cioè il terzo film, stai tranquillo. Vabbè, staremo a vedere. Però ecco, una cosa la dico: sarò veramente eh, fiero di sostenere questo progetto e sperare che Gunn, come al solito, non mi deluda. Però, se dovessi dire che mi ha lasciato a bocca aperta come quando fanno gli annunci Marvel, direi una bugia. Ecco, comunque a Dalux. Eh sono annunci diversi la marvel c'ha la strada libera fin dall'inizio questi hanno ancora una strada con degli ostacoli che vanno eliminati non li puoi eliminare in tutto perché ci si sono investiti centinaia di milioni di dollari e va bene essere dei, degli artisti liberi ma non lo puoi fare a me mi basta che mi abbia detto che il vero universo parte dal 2025 okay. a me è un obiettivo è tanto francesco così. parisi ci fa una donazione lo da ringrazio francesco. ma anche chiedendoci un qualcosina che nel senso, ci tocca profondamente, me da un lato, te dall'altro. Perché ci chiede, buonasera, cugini colpevoli, dal vostro punto di vista, senza compararli necessariamente perché diversi, pregi e difetti di registi come Snyder e Bey. Uh -huh. eh, allora, che ehm... <ride> cioè, Bey, a differenza di Snyder, a mio parere, non riesce proprio a. Mh, creare in me eh, personalmente quell'intrattenimento di cui avrei bisogno anche dal film più tamarro a differenza di uno Snyder quando io sono andato a vedere Ambulance è più forte di me io in sala avevo il volteggio di stomaco cioè avevo la testa che mi girava non sono riuscito un attimo a seguire quelle sequenze cioè Bey è un regista che per, per i miei gusti personali io amo i Fast and Furious, se ho detto tutto si potrebbe anche avvicinare a quelle tamarrate che io tanto eh, vedo volentieri, solo che non ce la faccio dalla fotografia sparata, bruciata la maggior parte delle volte, che proprio mi fa male agli occhi. Se poi penso a questa sua voglia di far esplodere di tutto, di più, questa sua voglia di esagerare sempre, questa regia frenetica che, per assurdo, pur essendo frenetica, è noiosa, cioè la cosa, la cosa eh, paradossale, no? Tut tu pensi magari un film lentissimo, noioso? Invece, Grazie, molto, spesso, molto spesso ci può essere il film lento ma con un ritmo inverosimile Invece c'è lui che fa i film frenetici che a me veramente distruggono, a differenza di uno Snyder, che poi parliamoci chiaro. Io sempre ho sempre lodato il suo operato nel DC Extended Universe perché mi è piaciuto, ma io, a parte i film che ha fatto nel DC DCU. Cosa ho visto di Snyder? Forse Army of the Dead, non ho visto niente, quindi non saprei nemmeno parlarvene più di tanto, neanche i tanto acclamati Watchmen o i detestati come 300. Io ti posso dire però che almeno Snyder riconosco che sia molto spesso um, egocentrico, che ami farsi vedere come il sottotutto io della situazione, ma... Quelle sequenze che crea, se penso anche ad una Snyder Cut o solo in Batman v Superman, il faccia a faccia tra Batman e Superman, con Batman con l'armatura, la pioggia incessante, quella luce sparata quasi al neon. E io, io mi piacerebbe mettere in pausa e se sapessi dipingere e fare un ritratto. Poi, magari sulla sceneggiatura se ne può dis discutere. Questo è un grande difetto dei film di Snyder. Le sceneggiature che spesso fanno acqua in molte sue parti. Ma meglio l'acqua che ci bagna di Snyder che l'ambulanza di Bay che ci arrota i coglioni scusami perché... a me però fa sorridere che non solo non hai visto i film più belli di Michael Bay ma neanche quelli più interessanti di Snyder e, poi e, di... e quindi magari li amerei eh. mi hai frantumato le gonadi da anni cioè per me uno che parla male di Bay non ha mai visto The Rock non ha mai visto 13, 13 Hours o Pain and Gain c'è cioè un problema e dico quello che proprio... ho visto io di Bay eh, lo so però è come di che ne so, ho visto Briau sabato sera, per me sei un uomo di merda, e poi magari sei il ragazzo più buono del mondo. Però aspetta, perata, ne no? ho visti un po' di bei, eh. Cioè, eh, ho visto, Hai ad visto esempio, i no, ho visto i Transformers, Umber. ho visto The, The Island, 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 che per me è una cosa abominevole. Girato quello girato a Firenze, mm -hmm. ho visto da bambino i Bad boy, ma ammetto me li ricordo, me li ricordo poco. E tutte le boy volte... Non cioè, Io penso problema. la domanda è molto specifica, cosa sono i pregi e cosa sono i difetti? Il pregio di Snyder è che lui crede tantissimo nelle immagini e si sforza di veicolare tutto quello che vuole raccontare alle immagini. Il problema è che poi non si rende conto di avere l'arroganza di voler raccontare anche delle storie, delle storie anche complesse come quelle dei suoi cinecomic ma così come quella di Watchmen o di Sucker Punch come hai detto tu stesso che lo stimi, non riuscendoci assolutamente, non è un narratore, probabilmente lui sarebbe stato un grandissimo regista di videoclip, eh, lo è stato anche in passato. Sicuramente lui è uno che sa veicolare delle, attraverso le immagini dei significati, ma dei significati puramente eh, simbolici e, come si dice, iconografici. Non è in grado di raccontare una storia, è sempre strabordante, è sempre fuori fuoco. Uh, basti pensare Beh, alle, non è alle sempre scene, così però dai al 99% dei casi. Cioè, almeno still c'ha perché... anche dei pregi come Batman v Superman poi c'è anche dei difetti ma mica dall'inizio alla fine Non tutto eh, da lo so, buttare però è un film in cui due, due delle scene più importanti la morte del padre di Clark e il post uccisione che è una scena drammaticissima da parte di Superman del cattivo sono una ridicola e una seguita da una gag e quindi proprio tu sei una persona che non sa cos'è proprio la coerenza narrativa anche ton tonalmente parlando quindi da una parte riconosco la, la sua fiducia, non la sua capacità nel creare le immagini, dall'altra sua quasi totale in, 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 insufficienza, incompetenza anzi, nel raccontare storie. Il grande difetto di Michael Bay è che a un certo punto si è fatto prendere la mano soprattutto dal franchise dei Transformers, e purtroppo si è portato dietro alcune lezioni sbagliate da quella saga in alcuni film successivi. Il grande pregio è che, comunque, che spiaccia o no, ha un suo gusto estetico che è, 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 ha avuto un'evoluzione nel corso degli anni. Perché se uno guarda cosa faceva con i 60 milioni di budget, eh, che ne so, dei ra, degli rallenti o delle zoomate veloci, o delle eh, panoramiche a schiaffo in Bad Boys con due lire, con quelle che sono due lire per i canoni ehm, hollywoodiani, sono le stesse cose che poi fa vent'anni dopo con i 300 milioni di budget, che ne so dei Transformers, appunto, dei Six Underground. Michael Bay si accontenta di creare grandi baracconi, anche senza cervello, ma molto consapevole. Io credo che Michael Bay al contrario di Zack Snyder sia molto consapevole di quello che sa fare e di quello che non sa fare, il suo grande pregio. Lui, per esempio, quando racconta una storia, cerca di raccontarla e si tira un attimino indietro. Poi, Six Underground, che non ha una sceneggiatura, è una serie di scene in diverse location esotiche del mondo che fanno figo, infatti è un film stupidissimo che fa tutto tramite lo spettacolo visivo, poi che piace o no al solito è soggettivo, però intanto eh, lui ha 30 anni che comunque costantemente lavora e fa una ricerca. Quell'altro, negli ultimi dieci anni, si è preso le croci da tutta Hollywood. Oh, io ti dico, però, le riflessioni che mi ha fatto fare eh, Bey si sono detto una cosa Snyder. molto giusta. Scusa, Enrico, che al contrario di Zack Snyder, che pensa. Di girare con la Snyder Cut il quarto potere o il padrino dei cinefumetti, Michael Bay. Io non l'ho mai sentito dire: sono il più grande regista del mondo e quindi mi dovete sostenere tutti come se fosse ma, un Dio. E anche quella fa la differenza. Non la cerco nemmeno l'autoironia, anzi, io penso che, per quanto le sceneggiature a volte. Pecchino di problemi evidenti, cioè, io, anche solo con un Batman V Superman, rifletto su delle questioni filosofiche e morali che in un film di Bay nemmeno mi sogno. Cioè il concetto dell'uomo onnipotente e misericordioso, che se è misericordioso, non può essere onnipotente e viceversa. C'è cioè un concetto che magari non è seguito sempre da una sceneggiatura all'altezza. Però io quando guardo Bay per quanto in chat si parli della sua poetica, del suo stile, io tutte queste cose non le trovo. Il fatto di forza, avere courage... il Sì, aspetta, tu dici, tu hai detto prima che eh, Michael Bey comunque non si erge a mitomane come, come Zack Snyder, però e anzi aggiungo di più, all'inizio di questa di quando abbiamo iniziato a parlare di Snyder, tu hai detto che almeno James Gunn James Gunn ha letto i fumetti. Per me mm. non è assolutamente necessario, ma so che qui mi farò odiare che un regista abbia letto un fumetto per eh, dirigerne la trasposizione. Anzi, per me è giustissimo. Sono assolutamente perché... d'accordo con te. Mm. Se non fosse un problema, che tu veicoli una visione del personaggio che è completamente sbagliata. Ma qual è la sua versione? Cioè, il eh, cinema. Ho capito, lo ho ho capito. però, parte... allora fai, fai come fanno altri autori. Invece di chiamarlo super me lo chiama mister cazzo duro, ma, eh, ma scusa, se io Paolo Innocenti, regista. Mm. Dico, amo Batman, però io non ho più voglia di rappresentarlo com'è. Nel fumetto, o nei cartoni animati, o nei film, la mia visione più bella di Batman che ho nella testa è quella di un personaggio con la battuta rovinata mezza rossa invece che nera. Cioè, i lo stravolgere poi può essere orribile. Si può dire, boh, non ha senso. Ma io premio il coraggio. Perché una cosa è la libertà artistica, una cosa è fare il cazzo che ti pare in, una, in un mondo bello, dello invece. spettacolo che ormai è cross-mediale. No Ma perché quando poi no. diventa un'altra virgolette provocazione e i suoi film non sono una provocazione sono semplicemente delle storie scritte male non, non è più libertà è semplicemente voler pro... noi sappiamo che viviamo in un'epoca particolare probabilmente senza precedenti della storia del cinema quella in cui i social media volenti o nolenti hanno iniziato a influenzare la produzione. Quando tu vai a fare un film con Batman e Superman, sai già che hai milioni di persone che ti guardano sotto la lente. E ricordiamolo, il Batman di Nolan e non è fedele ai fumetti, assolutamente no, ma era coerente con la visione del personaggio che diversi autori hanno dato. E ripeto, non è una cosa di essere coerenti con gli autori, però semplicemente quando uno va a toccare una mitologia che esiste da decenni e decide semplicemente di fare cosa gli pare, non tanto narrativamente, non tanto a livello di tono, ma a livello di approccio al personaggio, te... Sarai, sarai ancora così idealista da dire, oh che bello, uno che fa il cazzo che gli pare. Io ti dico, sei uno sprovveduto, ma non perché hai fatto quello che ti pare, semplicemente perché facendo quello che ti pare non solo non hai dato una visione alternativa interessante del personaggio, ma l'hai anche scritta male come poi è successo. No, lo lo Snyderverse Snyder dovete accettare una volta per tutte che non è crollato da solo perché la gente ha iniziato a parlarne male ma perché semplicemente era basato su delle storie che non accontentavano nessuno, né i fan, né i non fan. Perché le ah, storie sono state una... scritte malissimo. Io su questo purtroppo... noi, film, ed era, Però i fatti parlano di questo. Eh sì, i fatti sono un oggettivi, non che, ha avuto successo. Al secondo, però... al, un universo condiviso... Originalissimo liberissimo che è il secondo film. È Ma infatti saremo sempre e... la minoranza. Tuttavia, per me tanto di cappello ad un regista che dice: Ma chi se ne frega di chi vuole la fedeltà? Non è ai quello che dice però Paolo. Lui è convinto di aver fatto il Superman dei fumetti, Ma questo... l'ha mai sentito dire: Tu l'hai mai sentito dire a me? Non me ne frega niente dei fumetti, io faccio Superman come mi pare a me. No, ed è quella la carenza anche del tuo ragionamento che porti avanti Dani, lui è convinto di aver fatto. Il Superman dei fumetti, penso che questa sia sì. io. Non conosco i fumetti, e, però da, da quel che mi dite tutti, non è lo stesso. Quindi penso se ne renda conto che sia diverso. È io, Ad esempio, ho apprezzato, no. apprezzato tanto perché la Snyder Cut la considero veramente. <coughs> io Ho apprezzato tanto portare avanti il discorso. Poi cambiamo domanda, se no ci fossilizziamo sulla Snyder right. Cut. Ma io ho amato il fatto che per una volta si mostra un team di personaggi che. Prima di aiutare gli altri devono risolvere i propri problemi. Che bello un po' di sano egoismo. Anche gli eroi per aiutare il prossimo hanno bisogno prima di ritrovare se stessi. Siamo abituati a vedere sempre Superman, la speranza è prima loro e poi noi. E invece no, qua bisogna rialzarsi. È un universo cupo. Cioè questi eroi che Snyder ci mostra come se fossero dei con l'inquadratura dal basso verso l'alto devono ritrovare... Quella possanza sì. che gli manca provengono da un passato scuro. Allora, senso, è ma bello. è la base di tutte le storie supereroi che abbiamo visto negli ultimi trent'anni. Cioè, lo Spider-Man di Raimi è uno che quando passa tra un grattacione e l'altro con le ragnatele è un dio, e poi però deve fare buone pizze e viene sì. licenziato. Però e deve da cercare sempre... di sempre la, la donna. però Si era, era mai visto prima un supereroe che dice: fino a che non risolvo le mie questioni private. Il popolo viene dopo, non è mica l'ha fatto Snyder. No, in la Snyder Cut. Ecco, se eh, se è, ne è parlato mille Spider volte. Spider-Man abbandona Spider-Man per mezzo film perché vuole. Ma lì è diverso. Su. Lì è diverso perché non si sentiva più a suo agio con consistente. Sì, ma la verità, Paolo, è che trove. tu esprimi dei concetti vecchi come il cucco, soprattutto nel mondo dei fumetti. È chiaro che vengano fuori nel momento in cui il cinefumetto diventa. Il, il genere preponderante, se si produce 10 comic l'anno, è chiaro che è più facile avere degli approcci diversi, soprattutto quando c'è una vera e propria guerra tra due major che cercano di farsi guerra. Appunto, cioè, se uno fa una cosa, fa io devo andare al tipo di faccio quelli cazzuti. Il problema è sempre quello: tu ti puoi inventare super Superman che cammina sulle mani ed è fichissimo, ma bisogna che tu ci metta una sceneggiatura e non ce l'hanno mai messa. Su quello, quello che, ci, che, che ci siano delle carenze, su quello poi ripeto. anche è una roba però io soggetti. non le trovo così, cioè tutti i film sbagliati, io in Man of Steel ci trovo tanti pregi oltre ai difetti. cioè magari è un per... cioè, magari... è un film interessante. Magari negli però, ultimi è film, film fossero minimamente riusciti ad avvicinarsi a, a questi qua, però io l'ultima cosa che dico è ovvio sì. che anche se ribadisco possono fare cosa vogliono... Poi può essere un'idea orribile, eh, perché magari mi fanno veramente un pinocchio d'argilla una volta e dico, boh, non l'hanno fatto di legno, lo accetto. Poi magari può essere un'idea folle. Del toro l'ha stravolto eppure è stato un capolavoro. Quindi, eh, comunque, grazie a Francesco Parisi su questo. Io, io e Michele siamo... In... È strano eh, che lui non la si pensi in questo modo. Lorenzo Pari, lo conosci? Ci no. chiede qual è il vostro guilty pleasure? Cine panettoni non valgono anche perché non sono guilty pleasure, ci panettoni sono vita. L'urina allora. è vita è una gattera, è ricca di sali minerali, capito? Ci, mi anche sembra sia stato Filippo. Altro, a dire la, la, la frase mm. più giusta di tutte: se qualcosa mi fa stare bene, non, lo, non è un guilty pleasure, non è qualcosa di cui vado a vergognarmi. però se Lorenzo intende con guilty pleasure, quella roba che magari in genere. Non è apprezzata da tutti, o magari è una cosa più di nicchia, eh, allora io rispondo: i, i film di genere italiani degli anni 70, anche quelli più brutti. Ma tipo la commedia copie... sexy, intendi? No, 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 no. no, no, Le copie delle copie dei gialli di Dario Argento, quelle che fanno, ah. ca... Okay. Quelle che fanno ca. Oppure i poliziotteschi, che sono la sottoproduzione della sottoproduzione del peggior film di Thomas Millian. Perché io credo che in quel cinema super artigianale di quegli anni anche nel film più brutto ci fosse sempre quella, quel tocco di, di, di umiltà quel tocco di onestà e di appunto artigianalità che li rendono una pagina bellissima pensate alla fatica che fa oggi il nostro cinema a produrre film di genere e questa gente in una settimana sui set con l'istante avanzato di un altro film si inventavano film che incassavano comunque centinaia di milioni ecco è la mentalità dell'arrangiarsi che al cinema italiano manca dagli anni 90 del motivo per cui è morto e sepolto e mai si riprenderà ed è per quello anche che non voglio mai sentire le solite retoriche ogni 3 o 4 anni che esce un film che incassa qualcosa di più dai dai è la rinascita, non esiste la rinascita del cinema italiano e non esisterà mai, ormai l'industria cinematografica italiana è questa e a me quel cinema lì, anche quello proprio brutto, noioso mi fa star bene perché mi fa respirare proprio quegli anni di cinema lì e te pensa che io invece mi diverto anche perché devo ringraziare eh, Rocco Moccagatta, che è un critico mm. che, che stimo, che seguo, che sta dando molto, molta importanza a proprio quei film di serie Z con la collana demenziali all'italiana, ma che avevano quel cuore di serie A. Io mi sono sì. rivisto qualche mese fa la Sai l'ultima sui matti, che veramente è uno dei prototipi dei film Barzelletta con Bombolo, Enzo Cannavale, dove sì, sono sì, sketch, sì. ancora prima di Pierino. Ma, cioè... La, la solita ehm, con che alza la cornetta, pronto Ciampino, sì, cacciatelo un culo. Ecco, io Beh. quelle cose lì veramente ci morivo. Erano film fatti con, con veramente lo scotch, con lo sputo nel montaggio, eppure con i carabimatti, i carabinieri, cioè tutti quei film lì, barzelletta, io non, non ne posso fare a meno, cioè, per quanto ne riconosca i limiti, però mi piace, che, lo ripeto, Rocco Moccagatta che secondo me poi ha scritto uno dei volumi più belli sul cinema dei Vanzina che vi consiglio mm. di leggere perché top è, top è top veramente, top veramente meraviglioso. Perché poi è una persona che, comunque non è che, siccome fa un saggio su loro, li deve trattare bene per forza, certo, molto certo, critico. Certo. però cioè, ci sono nei contenuti extra della sai, l'ultima sui matti, un film a cui non daresti due lire, mezz'ora mm. di sua recensione. Cioè, caspita! E poi ultimamente lo conosco, io lo, lo conosco, dico conosco. qua mi metto in ginocchio sui ceci. Ma io, nonostante siano brutti, mi diverto troppo con gli after, io veramente li vedo, no. ma sono brutti. però no io mi ci diverto Io sono cioè, andato a vedere il primo al cinema. E no, no, al contrario di altra roba che ho insistito, tipo le sfumature, non ce l'ho fatta. No, le sfumature non l'ho vista, ma dopo il preservativo nella doccia: cioè, io veramente che <ride> non so come gli, gli faccia scivolare. Io gli after li aspetto. Eppure sono una cosa. però, vabbè. Caro Lorenzo Pari, ti abbiamo mi sa risposto nel migliore dei modi. <ride> e poi vediamo. Madonna quanti siete! Se, se mi perdo super chat o roba fatemelo notare perché. Uh, Dandry Cinema 98 no. che non conosco, vi faccio questa domanda: quando fate le live, cos'è che vi fa sentire meglio, Vedi, lui è il marzullo della situazione? Cos'è che ci fa sentire meglio? Ma sicuramente anche l'alchimia che si crea, cioè il divertimento eh, certo, certo, il, il non fare incazzare gli ospiti, è vero Andrea? Cioè è una cosa molto bella quanto gli voglio bene, Andrea. Dico, Andrea è stato protagonista di una live memorabile. Che purtroppo non è andata sempre nel migliore dei modi, ma gli vogliamo bene anche per questo. Grande Andrea, uno di noi senti, io ti posso dire che in linea di massima, senza andare nello specifico, le live sono fondamentalmente il filtro. Che, dopo tanti anni di passione condivisa, sì sui social, ma soprattutto dal vivo, con tanti miei amici, mi permettono di condividere con più persone possibili la mia passione. Una passione che io lo sottolineo sempre, eh. Eh, se io fossi oggi alle medie sarei il ragazzo più cool della scuola, quello che sa tutto di cinema. All'epoca eri lo sfigato se andavi al cinema piuttosto che andare a fare casino in centro, quindi è un po' una sorta di rivincita dei nerd eh, in Vero. tutti i sensi, perché non solo puoi finalmente condividere quello che è la tua passione di tutta la vita, ma ci sono persone che vogliono parlarne con te, quindi il rapporto con sconosciuti che poi diventano. Amici, sia a distanza, quello che è successo anche con te, con Andri, ah, diventano, sì. ma ripeto, non solo i compagni di chat, ma anche della, della prima. Abbiamo parlato di Mario Ulisse, eh, da uno che mi segue su internet e che non conosco assolutamente, da persona con cui passo una piacevolissima serata quando mi trovo a trieste insieme a Kratos. Io credo sempre, io credo molto nel fattore umano, anche quando si litiga, quando non la si pensa. Ho appena finito una live. In cui io e Leonardo Rinella, Rinella ci dovevamo scannare con Eva, Carducci e Sonia Serafini perché loro due hanno adorato Babilonia e io no. Ovviamente abbiamo filmone, discorso, ma in maniera Sì, certo. In maniera umanamente rispettosa e va bene così. Finché c'è il contratto umano, anche quando non siamo d'accordo, quando c'è rispetto, quando c'è proprio l'interesse rispetto a quello che ci si dice, è quella la cosa che a me piace di più. E poi ovviamente quando si ha la fortuna di avere un determinato tipo di ospiti ti ringrazi sono sempre qui veramente e non dico no Steven Spielberg io è un anno che mi, pizzico, mi do i pizzicotti ieri ieri sera abbiamo fatto sul canale su Inno al Cinema il Watch Together delle Due Torri c'era cioè appunto fatta ai bimbi ragazzi ma vi rendete conto che vent'anni fa si guardava questo film al cinema Anche chi avrebbe mai pensato che vent'anni dopo sul mio canale YouTube avremmo parlato con quello che ha costruito Barbalbero che bello. Oh, su quelle cose. È come io, un po'... Dimmi, dimmi. Io per due giorni dopo che ho fatto quell'intervista non ho fatto che riguardare a spezzoni l'intervista, ma non perché ero pieno di me. Che cazzo avevo parlato con co uno che seguivo tramite i contenuti dei DVD, i libri, da quando vado al liceo. Cioè uno che è stato con i piedi sulle mura del fosso di Elm e delle due torri a fare la comparsa vestito Vesifrefo accanto a Vigo Mortensen. Immagini che io ci ho stampate nel cervello e nel subconscio da tutta la vita e questo è venuto ospite sul canale, uno che mi scrive sì. Hello My Friend su Facebook. Oh, alla che fine è. della live però devi far sentire l'audio del toro, di chi era? Sì. Che meraviglia. E, tu parlo. hai detto però delle cose sacrosante, perché cioè, quando fate le live cos'è che vi fa sentire meglio? Innanzitutto pensare che quella che magari è nata come una, un hobby, un hobby per chi ha la passione per il cinema, quello che tu dici possa essere apprezzato anche da qualcuno eh, a livello di carriera sul tubo più importante. Cioè io non avrei mai pensato quando ero un semplice studente che seguivo i video o di Victor Laszlo o di eh, Mattioschi o di un frusciante o di quelle persone che seguivo come. Considerandole impossibili da raggiungere, innanzitutto non avrei mai pensato di riuscire ad aprire un canale e parlare come facevano loro e quante cazzate ho detto, però, tra tante stupidaggini, cose orribili che sono tutte rimaste qualcosa che ho fatto in live sarà piaciuto se ora mi chiamano. Quindi è proprio bello che Internet, solitamente no, quando si pensa a Internet ci vengono in mente tante cose negative, il web usato dagli haters, però si creano anche dei fantastici gruppi. Pensate con Michele, ci siamo visti al FIFPD Horror Festival, mi ha portato a mangiare la schiacciata con la tua... se dico scena mi ha e quindi c'è cioè, che bellezza poi certo. incontrerò Dendry Cinema 98 farò finta di non conoscerlo dal vivo io purtroppo cioè, l'ho ma... già incontrato e quella è quello la... la tragedia Beh, comunque eh, penso, penso che abbiamo risposto <ride> eh, Mario Sposato qua ci fa una domanda difficile eh? miglior film di Scorsese è eh, anch'io però io ho quei bravi ragazzi nel cuore te tu... io, io so cosa no. dici te Lo... no, mi anticipi si stavo per dire casino. Eh sì, è un altro filmone, filmone va ma... bene, Andri. Ti tengo a sottolinearlo. Ecco, ricordiamolo sempre, però è dura con eh, i bravi ragazzi, ma anche di Irishmen. Io ho amato perché è la conclusione perfetta. Eh beh, per che gli vuoi dire nel senso, ma io ho anche Re per una notte è troppo difficile, eh, vabbè, ma, ma sono tutti bellissimi. Amo. Non, non c'è un pin discorso che mi non piace, però, casino. io l'ho visto quando è uscito in VHS. Mm. L'estate del 96, io dico sempre: ho passato l'estate del 96 a noleggiare casino in VHS, avevo 11 anni per la cronaca e a guardare la cometa Albu in cielo quando mi passava sopra casa tutte le sere. Un mm, ricordo che ho molto vivido. Salutiamo Enrico, ciao Vi Enrico, un abbraccio. Ma so che ci recupererai, recupererai, goditi Babylon domani, eh? ma so che lo Ma anche no, Enrico, grazie. Eh, ehm... so. Quindi, come si dice? Oh, non so quante mai volte ho noleggiato quell'estate, Casino, e credo che ci abbia, abbia quell'epico respiro epico, quell epico no? anche di racconto di un'epoca intera e non solo di un gruppo di personaggi, che me lo rende per la mia sensibilità più vicino a, al cuore e alla mente. Ecco di quei bravi ragazzi, che è ovviamente è un altro capolavoro. Il carissimo Danilo De sì ci chiede Michele. Hai mai visto la casa dalle finestre che ridono di avati? Secondo me è uno degli horror italiani più fighi per me straordinario. E mi solo, ecco, quel film mi fa paura, guarda, mi fa proprio paura. Sei fortunato. Sei fortunato. Guarda, non solo l'ho visto e l'ho visto più di una volta. Ma ho anche il DVD autografato dal buon pupi. Guarda là. E tra l'altro questo autografo pupi me l'ha fatto qualche anno fa quando venne ospital fipi lì e lì l'ho incontrato al volo diciamo me l'hanno presentato e ha fatto l'autografo finita lì la faccenda no e invece un, nel 2019 poco prima che scoppiasse la pandemia forse era addirittura gennaio 2020 ho avuto anche proprio la portuga foto... che vedi No, perché la domanda di Mattia Molinari è bellissima. Scusate, innocente una pregunta. Se eh... poi scoperto cosa ci fa il maestro Natale tutti i giorni, un sarebbe da con un tubetto di sarebbe, maionese sarebbe da eh, sa. però eh... tutti i giorni eh? Eh, sì. Ma soprattutto compra la maionese o compra il tubetto? Esatto, eh, ma soprattutto vero. che ce l'hanno gratte. Vinci, te? Di... Ah, ovvio, oh. dicevo, dicevo... Um, come si dice, pezzo filo: ho avuto il piacere, grazie a Antonio, il mio amico del cinema nazionale di Pisa di passare una meravigliosa scena con Pupi Avati a Pisa in cui eravamo io, Alessio e Ciro del di Horror Festival Antonio, Pupi e Claudio Bartolini e sua moglie che sono due giornalisti che editano film di cinema per bietti molto molto bravi e Pupi è meravigliosa, una persona straordinaria e mh, ci siamo messi a parlare di tutto e di più da quando era in giuria a Cannes e dovettero decidere per la Palmatora Pulp Fiction del fatto che il presidente di giuria era Clint Eastwood e che lo invitò sul set dei ponti di Madison County dove conobbe la Meryl Strip, una persona incredibile e era proprio lì a presentare il suo libro sull'horror padano di cui fondamentalmente se non l'unico unico regista è sicuramente il maestro è una persona eccezionale proprio e la casa delle finestre che ridono che era invisibile fino all'uscita di quel DVD pare che stia per uscire finalmente in Blu-ray sì, perché mh, ci sono stati dei problemi di distribuzione di diritti. Quello è un vecchio DVD della Fox, infatti, so che c'erano dei problemi, ma pare che ci siamo quasi alla produzione del Blu-ray e lo adoro, adoro quello e adoro anche Zeder, ah, sì. l'altro grande horror di Pupi Avati che si trova in un'edizione inglese bellissima in Blu-ray. Seppa di contenuti speciali e con l'audio italiano, ma a me è oh, piaciuto wow. tanto anche Il Signor il Diavolo, è da tanti odiato. No, il anche Fino al diavolo. diavolo a me mi è, non mi è dispiaciuto per niente, devo dire, ma anche l'ultimo Dante, eh? i cinema privati, sì. anche quando è molto eh, povero di, di budget, eh? credo che comunque sia sempre un cinema molto trasparente e molto onesto. Poi, non Vero. ho visto più per esempio Guillermo del Toro è innamorato di un film che da piccolo mi spaventava già dal trailer, L'arcano incantatore. Sai che so, quello non l'ho mai visto? È, è tosto. Eh? È un gran bel film fatto con due lire, anche questo, e quelli che sono i grandi budget dei, dei film in costumi internazionali. Ma bello, anche quello è molto molto. Io, bello. io di Pupi ho amato. Lei mi parla ancora. Un film di una poesia. Eh, quello, sì. Comunque, comunque eh, l'altro abbonato, Matteo Pelli, ci chiede se siamo affezionati alla saga di Rocky. Se sì, qual è il vostro capitolo preferito? Perché io l'amo, è una delle mie, delle mie saghe preferite. Nonostante ne riconosca i limiti, però non riesco a bocciarne nessuno. Anche il tanto criticabile Rocky 4 che ha vabbè, delle cose assurde. Però io, se penso al rapporto tra Apollo e Rocky, se penso a certe scene iconiche, comunque il mio preferito è il primo. Sarò banale, ma il mio preferito è il primo. E amo il 5, è eh, il quinto, subito al secondo posto. Allora, io, ovviamente, Rocky è una di quelle cose che ha sempre fatto parte della mia vita. La, come si dice? A un certo punto non sapevo neanche quale scena fosse, da quale film, da quante eh sì. volte passavano in televisione o li guardavano le persone adulte in box in casa mia. Eh, io il primo ho iniziato ad amarlo più da grande perché comunque è quello meno spettacolare, quello più adulto, quello più drammatico con degli elementi sportivi. Paradossalmente io sono cresciuto con Rocky 5. Eh. Mi ricordo che entravo tanto in... perché era quello che era uscito da meno tempo quando ero piccolo io e ricordo che entravo anche molto in, um, come si chiama? in sintonia con la storia di del figlio con i bulli a scuola non perché mi abbiano mai bullizzato grazie al cielo però insomma era il ragazzetto... figlio vero poi nel film si era Sage, che poi è morto è pallone, e poi sì. è morto giovane purtroppo Tanto ringrazio Alessio Gambino che si è abbonato al canale oh sì, ringrazio. lui tra l'altro vuole incontrare anche me perché te ti ha già incontrato e... però la prossima volta e a Livorno ricordo, te lo comunico infatti. Sì. Eh, dicevi scusami e, no, dicevo, eh, entravo molto in sintonia appunto con l'altra parte, con l'altro sguardo del film che era quello del bimbo. Eh, Sei Stallone tra l'altro, grande appassionato di, di, di cinema italiano di genere, eh, sì. di Fulci, Deodato, tutta quella roba là. Infatti andava spesso a Roma a trovare Cozzi, a trovare Deodato stesso. Eh, so che era molto amico di Antonella Fulci, la figlia di, di, di Lucio. Sì, sì che conosco anch'io, era un grande collezionista di locandine di copie in 35 mm, 16 di quei film, quindi sì, io sono molto affezionato al 5, però è chiaro che in quegli anni lì il mitico era il quarto, ti spiace, eh, due, sono quelle frasi pure. che senti da piccolo e ti rimane a me che cazzo me ne frega del Ecco, quello a, differ a differenza del di primo Top spettato. Gun che non riesce a convincermi del tutto anche per quei motivi di Matrice Reganiana no, è molto più bello che 4. il 4 cioè, uh, per quanto è lì l'America e la Russia che si inietta sì, ma, il... ma lo fa in una maniera talmente scema mm. e alla fine anche con questa sorta di, di, di finale ancora più scemo che però vuol parlare quasi di dai, tutto il mondo può cambiare ci si può... scusate, lo ah, ci si può applaudire a vicenda Va sì, bene, poi cioè, finale, si noi è siete russi. Era io, non, non, io purtroppo mi sdegno molto persone che non riescono a sì. non prendere le cose un po' meno sul serio ogni tanto. Sì, 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 assolutamente sì. E anzi, sarò curioso di vedere questo Creed 3 senza Silvestro. Cosa ci, cosa ci riserverà. Sono sicuro eh. che Michael B. Jordan tiene tantissimo al progetto e che potrà venire fuori un film interessante. Eh, comunque, però di sì, piacere che non ci, ci sia Stallone dietro e che anzi ci sia una diatriba in corso riguardo non mi piace per niente. Io però dico... Eh sì, quella cosa lì con Irving Winkler, no? Cioè quella cosa lì sì, è pazzesca anche perché così facendo se eh, resta questo astio e poi i diritti passeranno ai figli di Winkler, cioè Stallone mm -hmm. non lo rivediamo più, eh, a fare. No, no, infatti. e quello è un dispiacere, però vabbè. Uh, poi, 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 i Rocky comunque per me non sono nemmeno più film, è proprio uno stile di vita, quando sì, voglio vedere i Rocky, cioè bene. Stallone è un po' il mio babbo, è una cosa allora ho mm, eh, segnato alcune domande perché se no le perdo Simone Franceschini chiede Michele cosa ne pensi dell'analisi di Paolo sul crescente disprezzo sul web per Top Gun Maverick dai qui ti lascio sfogare allora devo dire che il mio piano di questa settimana prevede una live domani in cui ne parlo a mia volta in realtà qual era il mio piano domani presentare gli abbonamenti a Inno al Cinema perché grazie anche all'assistenza di Paolo ho capito come abbonatevi al cinema e, e quindi domani dovrei lanciare gli abbonamenti poi volevo appunto discutere un po oggi ho pubblicato subito dopo l'annuncio un video sugli annunci di James Gunn ma volevo anche confrontarmi col pubblico e in più appunto volevo parlare di questa cosa che mi è molto cara ma non tanto per difendere Top Gun Maverick che per me è un film meraviglioso sotto 200 anche per me punti di vista ma anche per quello che ho appena detto eh, ogni tanto bisogna un attimino molla perché io sono una persona ascolta facciamo tagliamo la testa al collo è chiaro che eh, tutto questo nuovo questa nuova ondata pessimistica nei confronti di Top Gun Maverick nasce dalle opinioni di Fede Frusciante che tanto è un amico e posso citare liberamente non sì, sì, l'ho citato anch'io nel video okay. e, e lo stimo eh, per tante cose. Quindi. Nelle sue classifiche di fine anno. Allora, io Fede lo conosco da vent'anni, eh, so benissimo, conosco tutto il suo percorso e quali sono le sue ideologie. Io sono una persona che fa rappresentanza sindacale da quasi vent'anni, sono un operaio, sono figlio di una famiglia povera, sono uno che crede tantissimo nella lotta di classe, nel, nei, nei valori che ritengo giusti nella vita, però detto questo non è che tutto quello che io vedo lo passa attraverso il filtro della politica, di quello che è giusto di quello che è sbagliato perché se noi applichiamo al ragionamento dell'esercito in Top Gun Maverick all'80% delle trame cinematografiche degli ultimi 30 anni dovremmo smettere di guardare cinema semplicemente Top Gun Maverick è il sequel di un film brutto perché il primo Top Gun, sì un film reazionario, un film stupido, un film superficiale fatto solo per una generazione, quella degli anni Ottanta, attenta al consumismo, all'apparire al tromballe alle Fie Belle e la musica elettronica. Ok, Top Gun Maverick eh, è lo stesso motivo per cui la settimana scorsa su Faccia di Nerd ho avuto una discussione un po' accesa con Victor Laslo sulla nomination per me sacrosanta alla migliore sceneggiatura non originale di Maverick. E tutti oh che trama del cazzo che cazzo nomina agli Oscar. Allora, intanto la trama non è la sceneggiatura, quello è il soggetto. E la trama di Maverick è il soggetto di Maverick è stupido come il peccato, tanto quanto il primo film. Però è anche vero che Maverick è un sequel fuori tempo massimo, che esce dopo 30 anni da un, di un film brutto de e quindi è il sequel di Top Gun, dove si svolge Top Gun all'interno dell'aeronautica militare americana. È il sequel, lì si deve svolgere, non è che possa andare in bicicletta. Detto questo, ragazzi, la missione al centro di Top Gun Maverick è l'assalto alla morte nera, dove neanche si ammazza le persone, si distrugge un impianto, e serve solo a fare una cosa, a mettere il personaggio di Maverick in rapporto col figlio del suo ex migliore amico, di cui sente ancora peso sulla coscienza perché gli è morto insieme in volo, è un racconto umano. Non c'è niente di politico. A me mi fa anche ridere che ora si sono fissati tutti su questo cazzo di stato canaglia. Lo chiamano stato canaglia per non dargli un'identità. Se dicevano la Cina, allora cazzo, dicevate esatto, va male, Non va Cina. mai bene nulla. Non, non va, mai va mai bene, bene se nulla. lo dicono, è, è, è propaganda. Se non lo dicono. Sono mertosi, ragazzi, è un film che si svolge in ambito bellico. Se non vi piace l'esercito, non piace nemmeno a me, tendenzialmente come realtà psicologica, non si guarda Maverick. Però certo. se si guarda, ci, bisogna avere la lucidità di capire che quel film, l'esercito, è come Whiplash. Whiplash non parla di musica, usa la musica come ossessione del protagonista che scende in un vortice di follia poteva anche ru riparare rubinetti e trovare l'idraulico che li spaccava identico con un tubo, capito? Cioè io ho amici musicisti che fanno whiplash, fa ca perché io suono la batteria da vent'anni e io non ho quel rapporto con la musica, ho detto ma questo film non parla del rapporto con la musica, è la discesa agli inferi di una persona che è palesemente è squilibrata mentalmente, conosce uno più pazzo di lui e ci casca con le scarpe e tutto il resto. Top Gamer, sì, sì. che è un film che parla di un essere umano, che è uno dei più grandi piloti del mondo, che deve redimersi agli occhi dell'unico essere umano di cui gli interessa al mondo: il figlio del suo amico che è morto al suo fianco. Di questo parla il film. Sì, sì. L'antifaccio se no. Non, non è dovrebbe più esistere, l'hai detto tu non dovrebbe più esistere nessun film che si svolge in un contesto bellico, non dovrebbe più esistere, perché se eh, poi il film è l'America, cioè che deve fare vincere l'Iran. Sì, ma io poi ripeto: se a un certo punto la trama, poi senza contare, che, che per dire John M che è il rappresentante principale dell'esercito nel film, è tutto un film da contro l'eroe. Ed è quello che dice, se questi soldati muoiono, non me ne frega un cazzo perché io devo portare a termine la missione. E Maverick va contro questa cosa. Cioè, Maverick dentro l'esercito è una scheggia impazzita che dopo una carriera di rinunce, comunque di eh, traumi, nonostante tutto, ha deciso che il fattore umano è davanti. Senza contare che c'è una scena, per me la migliore del film, all'inizio, con il personaggio di Aderis, che è un altro militare. Che vuole sostituire con i droni i soldati, che parla sia dell'importanza dell'umano sulla macchina che del cinema perché Top Gun Maverick, oltre ad essere il film che ha rilanciato il mercato delle sale cinematografiche, solo per questo quest'anno meritava 10 Oscar, come bei tempi l'Academy faceva con i Colossal che appagavano l'industria che rappresentano e non la qualità oggettiva dei film, perché l'oggettività non esiste a un certo punto nell'arte accettiamo io stesso cioè, quella scena parla del divo che dice, no, la tecnologia di cui tutti vi state riempiendo la bocca non, si, non sostituirà mai il fattore umano che rende grande il cinema il vostro è tempo è, è finito forse sì signore, ma non oggi chiude la porta e se ne va quindi, ricordandoci anche che la sceneggiatura di Top Maverick è scritta da uno che ha scritto uno dei più grandi film e thriller degli anni '90, I soliti sospetti, e ci ha pure vinto un Oscar, quindi non è scritta da Paolo Innocente, Michele Innocenti, due ciottoni qualunque, semplicemente se uno non riesce ad applicare o meno un filtro, perché ormai ha deciso di vedere unilateralmente tutto quello che parla di determinate cose, io mi arrendo, nel senso, secondo me è una limitatezza di visione quella piuttosto quella di essere aperti a dire sì, questo film si svolge in ambito militare, ma parla d'altro. È come quando va a vedere un film di baseball, ma in realtà parla della fiducia in se stessi. È come quando, che ne so, va a vedere un film di avvocati, ma parla di tutt'altro. Sono contesti che il cinema sfrutta da decenni, a volte bene, a volte male. A me l'unica cosa che non mi va bene è la superficialità di lettura. Perché se qualcuno legge una propaganda militare top gammabile, secondo me c'ha dei problemi o semplicemente può vedere solo quello che gli interessa a lui. Tutto. E, sì. e concludo dicendo che, nel senso, noi non è che abbiamo qualcosa contro Frusciante, perché poi sembra Ma, quasi... Ma ci sarebbe altro, lo, noto, lo conosco da vent'anni. Però noto veramente, poi Frusciante lo inviterò in una delle prossime puntate, quindi di Innocenti Risposte, lì se ci chiederete di Top Gun forse non sarà facile, però... Noto proprio come veramente tanti come lui ne ha parlato male da un giorno ad un altro abbiano cambiato radicalmente idea e ci sta a pensarla come lui. Ha argomentato, io non sono d'accordo, ma noto proprio come a volte quando parla lui tutti non lo so, come se vedessero il padre. Federico ciao, essendo un personaggio bravissimo a comunicare con gli altri, ha la potenza di far diventare le sue parole verbo. Cosa che io, per esempio, non ho interesse. Io quando dico che la Babylon non mi è piaciuta, non voglio che quelli che mi ascoltano pensino che Babylon sia un brutto film. Anzi, voglio che mi scrivano che non capisco un cazzo, però ovviamente sempre e comunque cercando di argomentare. Vi ripeto, ho fatto stasera una live a quattro, due c'era piaciuto, due era piaciuto, due no, e se ne parla. Però che un non Federico, una schiera di persone che lo segue, siccome sente solo la parte di una opinione, che interessa loro e decide di ripetere a pappagallo un'opinione altrui, buttandola un po' in cacciara su quello che è la nostra piccola bolla sociale. Per me, quello è molto triste e ripeto, non è necessariamente responsabilità di Fede. Comunque nessuno in chat ha ancora ha fatto, o forse me la sono persa, la fatidica domanda storica di tutte le puntate, e cioè qual è il panettone preferito di Michele? Non devi rispondere adesso, qualcuno ah. la deve fare. L'avete la fatta sempre stasera no. Intanto vediamo un'altra che avevo visto. Alessio Gambino che si è abbonato ci dice sto attendendo Scream 6 quanto Paolo. Lo sapete, ho anche la maschera di Scream 2 costume originale. Prima o poi me lo compro anch'io. Per, però costa però. troppo. Cioè sono centinaia e centinaia tanto, di euro e costa tanto. Ma Scream 6 ne parleremo, ne parleremo. Allora, mh, chiedimi se sono felice, previsione. Scusami sul Paolo, computer. scusami, dimmi, dimmi, dimmi. Eh, stavo recuperando qualche vecchio commento. C'è un, sì. un utente che ha scritto: Sono contento di vedervi tanto. Amici nel canale di Mattioschi. Sembra che vi piace. Eh. <ride> ma c'è cioè, veramente? Noi saremmo. Io sono attore davvero, del resto. Ma Michele ci sta stasera? No, ma Zio. non è una. Guarda, io ci tengo sempre a dirla questa cosa. Eh, qualcuno ogni tanto mi, mi accusa no, un po' di recitare una parte. Io non recito una parte, semplicemente eh, a Livorno. Eh, guarda, Massimiliano Allegri, allenatore in disgrazia di quest'anno della Juve, l'ha detto all'indomani in conferenza stampa ufficiale della Juve. All'indomani della penalizzazione di meno 15 punti, si è messa a sede. Ha fatto una battuta, ma come fa a scherzare? E sono a Livorno. A Livorno, la peggior tragedia si manda in burletta. E questo animo scanzonato, ogni tanto magari mi farà sembrare un po' più guascone, magari provocatore, ma quando si fa così a Livorno, vuol dire che c'è coinvolgimento emotivo, ma non sì. che cerchi la sfida. Poi lui è anche toscano. Al contrario mm -hmm. di quei brutti milanesi che hanno meno senso dell'umorismo di noi, se gli dico andarsela a fare in culo, lo sa che non lo dico con cattiveria. Se sì, gli dico sì. che non capisce un cazzo, a Livorno non capisci un cazzo. È in modo di dire ti voglio bene uguale. Quindi sì, sì. abbiamo un filtro da Toscani che magari gli altri non hanno e quindi ci si danno. Perché come da Davide Farenzo, me lo immagino. No, è, no. <ride> più Cruciani o Parenzo? Che ti, a... Lorenzo, ok. E cosa, una cosa che dobbiamo sempre ripetere è che per quanto, sì, noi ci si stuzzica sempre, sappiate che abbiamo quasi sempre questa lunga e spassionata parentesi nostra privata online e se qualcuno vedesse quel che ci mandiamo in privato io penso che James eh, Gunn... Conto... <ride> quello che è su WhatsApp fra me e sarebbe Michele male, una... male, Assolutamente sì, però chiedimi se sono felice e ci chiede secondo voi previsioni sul maggior incasso del 2023. Intanto sì. godiamo con Avatar ancora. Eh. eh beh sì sì sì. Beh... Ora magari mi sfugge qualcos'altro, però sarà sicuramente o uno dei titoli della Marvel, o... o addirittura potrebbe essere a sorpresa anche A ah, come a Natale. Eh, perché avete visto piano piano la gente sta capendo che a Natale si incassa di più perché ci sa più il lungo termine. Lo sai e... che io vi dico dipende, però. Eh. Secondo me, Fast and Furious un pochino di terreno l'ha perso eh, negli anni, ma io idealmente vorrei che l'incasso più alto fosse Mission Impossible nuovo perché okay. adoro la saga e ci avviciniamo alla fine. E i Guardiani della Galassia, vediamo se i Guardiani riescono a dare questa sensazione di chiusura di un cerchio, no? E magari attirare più persone degli ultimi, degli ultimi titoli della, della Marvel. È difficile in questo momento, dire. Eh, Però sì, uno è di difficile queste, secondo me. Uno di okay. quei. Io invece vado su, su Fast. O oh, perché zitto, zitto, anche The Flash. Secondo me, potrebbe, con questa problematica di Ezra Miller, è collegato o non è collegato, il reboot, il reset. Secondo me. The... Vabbè, in chat citano Scream 6 che avrà successo. Spero, mm, ma, no, no, ma non sarà certamente. È però... vero, c'è anche Indiana Jones 5, però Ma per me non mm -hmm. sarà un successore. Indiana Jones 5. Cioè, no, i suoi soldi li farà, perché alla fine anche il quarto che non è piaciuto a nessuno, ha fatto quasi 900 milioni. Eh, Sai, sempre Indiana Jones. Quello sì, quello assolutamente. Ma c'è una domanda per niente, anche desiderata. Cina Panettone preferito di Michele, guarda, ti dirò, sono in sono tre. Quelli da cui dovrei scegliere, però due, diciamo che sono un po' fuori canone. Ok. Vabbè, Io lo so dove mi vai te, vai Cristiano Gardini. No, 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 quello lì non lo considero un Fratelli d'Italia. Niente. Ok. Quello probabilmente è la mia commedia di quel genere lì preferita in cui ci sono Boldi e De Sica però volevo restare più in proprio in discorso cinepanettone più puro okay. Ripeto, alla fine vi dirò qual è il mio preferito restando più in canone di quello che è l'idea di Cine Panettone eh, però io adoro specificamente anche per il tipo di produzioni che sono, anche un po' dal respiro internazionale SPQR e a spasso nel tempo. Eh vabbè, a nel tempo il primo il primo, il secondo fa cacare. No, fa cacare. Eh, dai, non te. mi piace. Tra eh. l'altro il primo, recita il mio amico Brando Le Sique. Eh, anche nel secondo mi ricordo che all'epoca mi colpiva tantissimo che in questi film italiani ci fossero quello di una pallottola spuntata o quello del film Disney tipo sì, quattro sì. bassotti per un danese no? o che loro andassero in America. Insomma, mi ricordo che ero piccolo e mi colpiva questa commistione no? di produzioni. Però restando più in canone e restando in quegli anni che sono gli anni in cui sono andato a vedere al cinema i panettoni, il mio preferito è 95. Eh vabbè, 95 cosa gli vuoi dire? Sai, il mio è, è sempre difficile scegliere C'era per viene... eh? Luke Perry Che cazzo ci fa con i Beverly In un film con sì, Boldi e De Sica sì. E sì. vanno in America ad Aspen Ad Aspen poi Io la sai, distinto ti segui. dico Vacanze di Natale Il primo Però Vacanze di Natale 90 Cosa gli vuoi dire? Solo una scena di Boldi che scende sulla tavola del cesso A me quelle, quelle, quei film yeah, mi beh, mancano beh, da beh, morire oggi dire? Però non paradossalmente... si potrebbero più fare, però mi manca. No, esatto, paradossalmente, cioè, se penso a quegli anni lì, sono più affezionato che ne so, alle comiche eh. A questi qua. o alle comiche eh. due, le primi due comiche sono Ricci e Barabba, adoro, però non sono Cilepanettoni. Probabilmente sì. il mio film preferito di The Sift è e Barabba. Che anche... Sì, suo da regista, non so. Io da memoria, regista amo uomini, uomini, no? uomini e anche, simpatici e antipatici. Simpatici e antipatici è quello che ho visto meno. Probabilmente non lo vedo dall'epoca delle VHS: uomini, eh, uomini, uomini, l'ho visto tantissime volte, anche recentemente l'anno scorso, però ricche Barabba lo so a memoria. Me. Comunque, anche stasera l'argomento cine Panettoni non poteva mancare. Ovviamente siamo agli ultimi 10-12 minuti di puntata, quindi voi siete ancora tantissimi, quasi 200, tantissime domande tra poco andremo avanti solo se ci sono super chat, quindi se volete farci continuare dai, dai. un pochino super chat se no, scegliamo un po' qualche domanda, eh vabbè, Davide mi chiede se ho mai visto Natale da Chef sì, e per me purtroppo non ci siamo o per quello dove Boldi è lo chef che non sa cucinare, ah, ma mia, lo chiamano no, che è, è la trama ripresa da The Producers alla fine, però con con, sì, eh, sì, con sì, lo sì, chef, sì, e sì, pensare sì. che quando uscì lo apprezzai, c'è ancora la recensione del Paolo boh sopra le righe che bellissimo ma vabbè lì lo sapevi mi drogavo perché usare, con le sopra... Perché usare sopra le righe quando Diamolo... esista però è deficiente <ride> sì sì vabbè ma c'è molto di peggio però no rivedendolo ne ho parlato anche nel format non solo cinepanettoni ormai sono delle parodie gli ultimi convolti veramente ah. delle parodie uh, film preferito di Batman il Cavaliere Oscuro sì, alla fine sì, ne abbiamo parlato in maniera più approfondita da Matioski, eh, sui più, i più, i contro e a favore di tutti i film e gli attaccamenti. È chiaro che dovrei parlare dei primi due di Tim Burton, perché sono i primi film della mia vita, di Batman in generale. però il fenomeno The Dark Knight eh, ha avuto un peso specifico più importante. Ok, però ecco, diciamo che io sono combattuto fra Il Cavaliere Oscuro e il primo di Burton. È un po' difficile. Eh, però, sì, sì. idee varia, ci chiede Team Mereghetti o Team Francesco Alò per quanto stimi Mereghetti, ce l'ho lì i, il volume del 2021, i tre volumi. Però Francesco Alò nel cuore. Cioè, è, no, è uno sono... dei pochi. Sei più Mereghettiano, te? In realtà io non sono niente, non è che seguo una corrente, ho sempre cercato di ascoltare tutti. Eh, è chiaro che mi sono formato su un certo tipo anche di rivista di letture però mh, superati i 20-25 anni ho deciso anche un po' di pensare io non sono uno che legge tanta critica o tante pubblicazioni eh. ho deciso un pochino di, 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 di crearmi chiaro poi persone come Filippo Mazzarella che eh, ricordiamolo no? quando si dice Mereghetti si parla di una squadra di persone negli anni c'è stato Pier Maria Bocchi ma Filippo ora è un po' il factotum insieme a Mereghetti del dizionario e io il dizionario ho iniziato a riceverlo per Natale nel 97, l'ho letto per tutta la vita. C'è stato un periodo in cui un film che mi piacesse prendere a zero su Mereghetti mi ci veniva il magone e poi ricordiamoci che una scheda su Mereghetti a metà con Andrea Peruccio l'ho scritta pure io, che è quella sulla terza stagione di Twin Peaks. Quindi, insomma, è anche, ci sono anche affezionato. Proprio una pubblicazione che ho frequentato di più. Io invece sai, amando un certo tipo di cinema un po' a prescindere bistrattato da tutti, non posso che godere nel vedere un critico serio che mi passa da lodare il nuovo film di, non lo so, Pinco Pallino, film d'autore di Scorsese, per poi arrivare a parlarmi bene anche della commedia con Fabio De Luigi o perché no del Super Vacanze di Natale di Ruffini, cioè questa... Anche sincerità, anche quando non sono d'accordo perché mi distrugge dei full hate, che per me è un capolavoro, e poi magari mi parla bene di un cinepanettone che ho trovato orribile, però almeno c'è questa sincerità di fondo che io apprezzo, cioè veramente, Francesco, anche ragionierebbe di Francesco, nel senso, io lo conosco anche personalmente, quando mi vede mi offende sempre. Diciamo che mh, proprio io, paradossalmente, ora che è quasi un anno e mezzo che sono su YouTube Italia è da un po' che avevo smesso di seguire youtube In italia guardavo più con, con, content creators americani che italiani probabilmente proprio anche per questa differenza di sguardo o di format quindi lo seguivo più paradossalmente più ai tempi di, di 8 e mezzo di 8 mm sì, che ragazzi tutto, non dire, tutto, scusate, che, che abbe battes per dire insomma sì 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 è vero mi ricordo i primi video quando fu mi ricordo quando in uno di quei video lì parlando dei Vanzina li paragonò a Woody Allen perché proprio come Woody Allen anche i Vanzina riuscirono a stare sulla cresta dell'onda a quei tempi ancora con uno o due film ogni anno e diceva che nonostante alcuni film potessero essere più riusciti mm -hmm. o meno riusciti bisognava sempre portare rispetto per chi riesce a stare sulla cresta dell'onda io già chi dice questo non posso che amarlo ma c'è una nuova super chat Matteo mm. San che ringrazio ci chiede he got game e simili li conoscete cioè ma il film di Spike Lee dici perché piace eh certo, certo vi piacciono Beh, immagino eh. intenda i film con tema sportivo nel senso i God Game è chiaro che ha come sfondo il basket ma alla fine non è un dramma sportivo i hot Game mi piace molto anche se fa parte secondo me di un periodo della carriera di Spike quello Lee quello non l'ho mai visto invece su Spike Lee sono nebuloso. molto ignoranti. se Matteo intende i film con sfondo sportivo ti dico molto e se posso consigliare un titolo li consiglio Basta Vincere che è un film un po' più oscuro della carriera di William Friedkin, il regista, dell'esorcista e di altri capolavori, con Nick Nolte, Shaquille O'Neal, <ride> Alfred Penny Hardway, che all'epoca giocava negli Orlando Magic, J.T. Walsh, Manny McDonald, di Valla coi Lupi, di Independence Day, che è un film molto molto interessante, seppur da cassetta di inizio anni 90, su, sui magheggi di soldi e di corruzione dietro il basket liceale del college. A me sono molto affecciato perché l'ho visto da piccolo, però a eh, veri lo conosce. Eh. Sì, io per esempio sono cresciuto adorando, va bene che erano commedie, però comunque erano quindi di sport, i due major league con Charlie Sheen, Tom Berenger e, e compagnia varia. Mi piaceva tantissimo voglia di vincere sempre col basket e con Michael J. Fox del Lupo Mannaro. Sì, 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 mi piace tantissimo. Ogni maledetta domenica è il capolavoro eh. in questi temi di Oliver Stone. E come dicevo prima, il contesto sportivo, un po' come quello militare, ha sempre fatto parte della storia del cinema. Poi sport è. Nel, nella vita reale, lo sport mica è mica così. Io non penso che funzioni la Major League come funziona il film con Charlie Chen, però riesco ad andare un attimino oltre questa visione così unilaterale. Vero. Però io non posso dirti più di tanto su Higot Game perché purtroppo mi manca come film di Spike Lee, ma mi piacciono i film sportivi. Questo sì, prima abbiamo citato eh. Rocky. e... Eh beh, poi Tony Balboa, e quindi chi, chi eh, meglio di lui. Vi interessa il biopic su Michael Jackson a me no. tantissimo invece, perché io lo so, su questo io e Michele siamo nuovamente Ma in senso, lo andrò anche a vedere, no? Però intanto già mi, mi prefiguro le infinite polemiche che usciranno, ci faranno, sì, ci, ci allivono un figliolo sì tra le gambe. È da... il nipote, no? Il nipote sì, di Michael Jackson. Si chiama Jafar, poi come il cattivo Gia di Aladdin. Boh. Sì, anche se è con due A, quindi magari un po' diverso. Non lo so, secondo me è un biopic a tira polemiche pericolosissimo. Sì, anche perché chissà e, se tratteranno il tema più... No, non lo tratteranno e quindi non sarà un biopic, sarà una, una glorificazione di un personaggio che, nonostante probabilmente sia stato maltrattato un po' troppo, non conosco i dettagli, era comunque pieno di luce e di ombre. Sì, anche se, parliamoci chiaro, non conferme su ciò che, per cui lo accusavano non ce ne sono state a livello giudiziario. No, 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 ma a me no, no. non parlo neanche necessariamente di quell'aspetto lì criminale, eh, comunque un personaggio che nasce nero. Si opera 56 volte per diventare bianco. fa Giro la mascherina. Manca, fa cascare la figliola di sotto dall'albergo sì, sì. e poi medicinali e poi si autodistrugge. È un personaggio molto ambiguo. E ti ripeto: se vuoi fare il film sporco, di certo il nipote non accetta la famiglia Michael Jackson di fare un film sulle altre Sì, scuri. Sarà un po' edulcorato come E hanno allora, e Lo so, però, se devo al solito discorso se devo andare a vedere uno che rifà. Le scene in cui canta Michael Jackson, mi riguardo i video in cui Michael Jackson canta, sono contento che sì. Eh, vediamo, vediamo. Io ripeto, li ho sempre apprezzati questi tipi di film, poi ci sono quelli più riusciti, meno riusciti, ma ormai c'è questo filone, se si pensa a Bohemian Rhapsody di Rocketman e Respect. che è Quello fra gli ultimi che più mi è piaciuto su Rita Franklin, e poi quello l'ultimo che è uscito Whitney. Ma anche e mi è piaciuto tanto... l'ha pagato nessuno. No, però non è male. E a me è piaciuto. Ah, tanto. Visto poi? Sì, sì. Mi è piaciuto eh, Alin quello che è su Céline Dion, ma con i nomi sì, diversi. Che non è quindi, Dion, quello è folle come quello. film. Però affidati: quello lì è folle, ma è un buon film. Direi che: allora, caspita, siamo proprio alla fine. Alla fine, alla fine. Quindi, visto che non ci sono altre super chat, io rispondo oh, così. Se... Ma mi... ah, no, facciamo altre tre ore, ci divertiamo. Vai, altre, se ci sono altre super chat, andiamo avanti. Avete mai visto il Waycamp? Se sì, cosa ne pensate? Certo eh, io l'ho visto una qualche anno fa, e il finale, però, mi ha fatto restare. È uno di quei film scemi come il peccato, oggettivamente anche brutti, che però trovano in un dettaglio in questo caso quel finale folle, incredibile, scioccante il loro, la, loro motivo di esistere sì sì, 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 sì poi ne hanno fatti importante. mille di seguiti io non sono interessato no, a quella roba lì non mi interessa sì, però Away Camp purtroppo è inedito in Italia io lo trovai su YouTube e eh, poi sì, non se è ancora più sì, più. quindi nel caso ha uno dei colpi di scena per me più belli in campo horror una roba folle, una roba sì, folle. sì, sì, poi tutto il film è Normalissimo, anzi, hai yeah, uno slash di serie e... Z di Tetra, di Vellani Lì, caro il mio Robertino. Qui siamo arrivati all'ora e mezzo e ho rimesso il biofix su Michael Jackson. Scusami, se e devo io visto che non ci sono altre oh non l'ho mica ancora tolto. Come si fa, Maremma? Oh, lo lì, Eccolo lì, io ringrazio perché noi potremmo andare avanti. Ma il bello di questo format è che dura, e dovete frugare. Eh vabbè, se, no, se ci sono super chatoni, andiamo avanti, ma siccome eh. non ci sono, un'ora e mezzo è l'ora che avevo stabilito, così lasciamo le persone con la voglia no? con il prurito nelle zone intime. Perché, come mm. dico sempre, tutti questi ospiti torneranno. Quindi, per ora si varierà un po' se Michele vorrà potrà tornare e, e ci mh, divertiremo ancora anche perché questa è stata una delle puntate più seguite abbiamo tralasciato un sacco di domande ma erano veramente tante però con ancora quasi 140 spettatori io ringrazio Michelone Innocenti e vi esorto a seguirlo su Inno al Cinema anche lui domani lancerà gli abbonamenti quindi andate abbonatevi perché lui vi manderà proprio video porno in, in, in privato eh, sia con uomini che con donne Microfono. assolutamente <ride> sì quello lì quello sarà <ride> quello non sarà più un microfono ma un microfono eh? fano, capito eh, vabbè, e niente allora, vabbè a qui siamo buonanotte a a un saluto con la tromba e con l'imbuto è sempre un piacere e poi ci vediamo nei prossimi giorni qui continuano ad arrivare sì, le domande sì. ma vabbè risponderemo risponderemo a data dal destinarsi ciao a tutti ragazzi ciao ciao, 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 ciao. grazie ciao.